Eccolo qui Puggioni, poi Jordi Mayoral e Navarro, ma Giovanni Puggioni così così, ma neanche troppo così così nella sua gara individuale. 10.40 è un buon risultato, un po' condizionato da una partenza lenta dopo una falsa, lui che è grande partente. Poi dopo Puggioni, Ezio Madonia, Angelo Cipolloni e Sandro Floris. Gran Bretagna, Francia, Svezia, 1-2-3, poi Ucraina, Spagna, Italia, così a 6, Russia 7, Germania 8, Finlandia 9. Gran Bretagna, da tenere d'occhio, anche l'Ucraina che ha un quartetto equilibrato e buono con Dalla Godin in ultima frazione. Anche Russia non male, beh insomma tante. L'Italia con 4 solisti così così, ma 4 atleti da complesso. Una band che ha suonato medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Göteborg. Germania, Gran Bretagna e Italia nella classifica parziale. Partito Puggioni, bene. Partito bene Puggioni, anche in prima corsia bene la Gran Bretagna. Anche l'ucraino, non male, il russo Pavel Galkin. Un buon primo cambio ad occhio con Madonia che perde terreno sul russo Sakalov. Ora riesce a tornare sotto da Cipolloni, bene. Italia, Gran Bretagna, Russia. Cipolloni, una buona curva la sua, attenzione anche all'ucraino. Sandro Floris, un po' schiacciato ma va bene così. Sono lì lì, anche il tedesco all'esterno. Attenzione a Konieczny. Floris, viene fuori, attenzione all'ucraino all'interno. Ucraina-Italia, o forse all'interno. Gran Bretagna, un grande tempo, 38-53. Gli azzurri, un gran bel tempo. C'è una mini conferma della medaglia di bronzo dei mondiali di Svezia, non tanto con il piazzamento che potrebbe essere secondo, ma con il tempo che dovrebbe essere intorno ai 38-65. In corsia 1, Gran Bretagna, in corsia 6, Italia. Una lotta a due. E l'Italia guadagna dei punti importanti sulle nazioni che sono vicine al suo terzo posto. E soprattutto l'Ucraina sta in ottava posizione. Momento delicato, importante era non perdere il bastoncino. Schiacciato il cambio, Tom Flores che parte un po' in ritardo, forse perde qualcosa poi sul piano, ma si difende bene, dunque Flores che dovrebbe portare al terzo posto la squadra azzurra con questo punteggio che andrà a confermare poi la classifica. La quarta versione di grande tradizione, vediamo forse seconda l'Italia, forse è seconda, come Bragagna avevi visto bene, rivediamo il cambio, non ci dovrebbero essere condizioni particolari, siamo nei limiti. E questo cambio un po' corto e forse questo ha tolto qualcosa nell'abbrivio, poi però bisogna dire che a fianco a Dalla Godin, a Floris c'è Dalla Godin più veloce di lui,